Guardate, guardate, guardate adesso. L'ha morso, l'avete visto? Hai visto? Hai visto che l'ha morso? Ha fatto bene, papà. Non è che ha fatto bene, è che l'avversario è stato scorretto. Gli ha tirato il pugno sotto la cinta. E tu non puoi fare questo a Tyson, capito? Perché Mike Tyson... Tyson è un criminale. No, Tyson non è un criminale. Io ho letto la sua biografia. Ha un carattere difficile perché ha avuto un'adolescenza difficile. Non ho capito, stai giustificando il gesto? No, io non voglio giustificare niente. Però non lo voglio nemmeno condannare. Sono uno scrittore, cerco soltanto di capire. Ma voi lo sapevate, bambini, che Tyson aveva una colombaia e lui adorava i suoi colombi e poi glieli erano rubati. E la madre, che era un'ubriacona, si portava a letto questi ubriachi nel letto col figlio, capito? Senti, a me delle colombaie della madre di Tyson non me ne frega niente, mi frega dei miei figli. E io non voglio che gli fai vedere sta macelleria. E la sai un'altra cosa? Tu non sei mica uno scrittore. E che so io, scusa, Sei uno come tutti. Uno che cerca soltanto un modo per affermare se stesso. Io domani porto Cosmo in palestra a boxare. Tu Cosmo lo lasci stare. Ma non sarà un po' troppo presto appiccicare le etichette ai nostri figli? E che sono marmellate? Mirtilli, lamponi, finocchio! Puzzi! Lavati! E pulisci il bagno quando esci. E tira sulla tavoletta quando pisci. Io non conto più un cazzo in questa casa. Oddio, parla come il padre. Ma do cazzo sto, do cazzo sto. Ma perché non provi a fermarti? Passa sto cazzo di cellulare. Prendi la mano di tuo figlio. 5 minuti la guardi. 5 minuti di seguito. E capirai dove stai. E dove dovresti stare. Ma sei tu che l'hai fatto diventare strano nostro figlio, eh? Che te lo vuoi tenere sempre attaccata alla gonna? Ti piacerebbe essere la mamma di un omosessuale celebre? Vuoi che ti porti in braccio in mezzo alla neve come la mamma dei Pasolini? Ti piacerebbe, ti piacerebbe! È mamma tua! Ti piacerebbe! Oh, non mi toccare! Non mi toccare! Sei un poveraccio! Sei tu la poveraccia! Tu sei la poveraccia! Questa è la verità, perché tu sposti la tua carica erotica frustrata su tuo figlio. E invece tu la tua carica erotica è dove la sposti tu la tua carica erotica? Ma spleggi! Tuo cazzo di frustrazione sessuale dove sta? Ma state zitta, state zitta! Dove la metti? Ma hai fatto diventare impotente, mi hai fatto diventare impotente, non lo fare più! Che cazzo tagliatelo! Fai? Stai ferma questo cazzo! Tagliatelo! Te la ricordi la promessa? Taglia il cazzo! Che stai ferma! Taglialo! Se stai fermo su questa cosa, statti fermo. Ma che cazzo vuoi da me? Voglio che rispetti le regole. Voglio che vai dai tuoi figli e gli dici Mike Tyson è un criminale. Vai! Va bene. Bambini. Vai fuori da questa casa! Vai fuori!